Ciao amici e bentrovati. Con Lenovo P2 pensavo di aver trovato il paradiso della batteria. Mi sbagliavo. Nubia mi stupisce ancora una volta e ha presentato qualche mese fa N1, device di fascia media che con i suoi 5000 mAh è il diretto concorrente del P2. Scopriamo insieme qual è il migliore. Io sono Bob DJ Ax. E questa è la recensione del Nubia N1. Innanzitutto voglio ringraziare Luca di Giz China e nubiamobile.it per l'invio del terminale. Nubia N1 ha un design che abbiamo imparato a conoscere, Nubia Style. Unibody in alluminio con i due classici inserti per le antenne, molto bello. Il dettaglio rosso intorno alla fotocamera è veramente una figata in tutti i telefoni Nubia. È compatto, elegante e pesa 190 grammi. Sul fronte troviamo un display IPS da 5,5 pollici con risoluzione Full HD. Si tratta di un buon display con dei bei colori. La luminosità è buona, anche se la luminosità automatica agisce un po' troppo al risparmio. In alto troviamo una fotocamera frontale da 13 megapixel per selfie, bimbo minchia, sti cazzi. In basso abbiamo i tasti fisici fuori dallo schermo, come piacciono a me, con l'inconfondibile anello rosso che fa anche da LED per le notifiche. Sul retro troviamo la fotocamera sempre da 13 megapixel con singolo LED flash, per buoni scatti che dopo vedremo. Appena sotto il lettore delle impronte, veloce e reattivo, come ci ha abituati Nubia. Poi troviamo il Volume Rocker e il tasto di accensione e spegnimento sul lato destro. Altro lato carrellino per due nano sim o una nano sim e una micro SD. In basso speaker di sistema, porta USB Type-C e microfono. In alto jack da 3,5 e microfono. N1 è equipaggiato con processore MediaTek Helio P10 octa-core fino a 2 GHz. GPU Mali T860, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD. Il device nell'utilizzo quotidiano è fluido e non presenta caricamenti o micro lag. Buona la connettività LTE fino a 150 Mbit, banda 20 a 800 MHz, Wi-Fi monobanda però non doppia banda, Bluetooth 4.1, caschetta MAS, però manca l'NFC. Nubia ha personalizzato la sua interfaccia con la Nubia UI. Qui alla versione 4.0. Sparata la palla! La funzionalità più interessante dal punto di vista software è sicuramente il multi-window, implementato molto bene da Nubia in tutti i suoi device. Avrete quindi la possibilità di sdoppiare la finestra avviando due veri e propri launcher distinti e separati. Non mancano poi le gesture a bordo schermo, uguali a quelle che abbiamo trovato sul Nubia Z11. Amici, veniamo alla batteria. Da 5000 mAh, un paradiso che sommata alla risoluzione Full HD e al processore garantisce 2 giorni di utilizzo abbastanza intenso, così potrete fare un weekend con la vostra dolce e casta donzella. Insomma amici, praticamente arriverete a sera con ancora il 40% di utilizzo dopo una lunga e intensa giornata stress. La qualità degli scatti mi ha sorpreso perché su un device medio gamma come l'N1 trovare una fotocamera così è veramente raro. La velocità di messa a fuoco è buona, lo scatto è rapido, le foto vengono fuori ricche di dettagli e con buoni colori. L'interfaccia Nubia, come abbiamo visto, è semplice da utilizzare ed è ricca di funzionalità. Presente anche lo scatto RAW, inoltre registra video al massimo in Full HD.
La ricezione è buona, sia Wi-Fi sia LTE. Ricordo che ha la banda 800. Così come è buono il comparto telefonico. Ci sentono e noi sentiamo il nostro interlocutore piuttosto bene. Comparto gaming adeguato al processore e alla GPU. Realme 3 gira comunque bene, non alla massima risoluzione grafica, ma gira veloce, fluido, senza micro lag, alla risoluzione giusta. Comparto audio assolutamente nella media, non siamo a livelli di un Nubia Z11, il volume è alto, abbiamo la mancanza di bassi. Amici, concludendo, Nubia N1 viene venduto direttamente dal sito nubiamobile.it a 229€ ed è un diretto concorrente del Lenovo P2. Anche se sapete che io la verità ve la dico sempre, ok, il Lenovo P2 ha un processore Qualcomm Snapdragon, questo ha un processore MediaTek, ma N1 ha una fotocamera decisamente superiore, buon display, incredibile autonomia, buona fotocamera. Fanno di questo device per 229€ uno dei best buy del 2016. Pino, cosa ne pensi? Secondo me, ma ho scelto in realtà innanzitutto a cui, tanti se va usata bene, però rock and roll. Ciao amici, pollice in su sotto al video se vi è piaciuto. Se vi ha fatto evacuare, almeno sarà servito a stimolare le vostre sacre funzioni corporali, perché come diceva mia nonna, non c'è oro che paga un culo che caga. Iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al canale Telegram, visitate la mia pagina Facebook e visitate il sito www.bobax.it. Qui era il vostro Bob DJ Axe che vi saluta, vi magnetizza e vi dice non entity, art energy.